Io sono nato in una delle tante borgate di Roma e da un paio d'anni mi dicono che assomiglio a Pasolini. Assomigli proprio a Pasolini, lo sai? Oh, sei proprio uguale. Ma assomigli a Pasolini. Assomigli a questo, assomigli a quello. Cioè io sono uno che assomiglia. Lo sono guardato bene allo specchio, ho detto, beh, in effetti assomiglia a Pasolini, un po' con occhiali. E quindi ho detto, lo devo ascoltare di più. Lo devo leggere, devo capire perché gli interessava tanto la gente come me, che veniva appunto da una borgata. È la prima volta che parli alla radio? Sì, è la prima volta. E Alberto Testone perché è qui? Perché Alberto Testone fa l'odontotecnico con la voglia di fare l'attore. Gli amici che stanno lì a quartiere Fidene ti vedono come un esaltato o uno che diceva da questa ancora ci sta a pensare? No, no. Però tu sei bravo, io ti ho sentito prima, sei Al bravo. contrario, tutti mi dicono no, devi continuare, devi fare Tu hai qualcosa. talento, io te lo dico qui adesso davanti a tutti. L'unica cosa di talento è che c'hai la moglie e due figli e 40 anni e passa. Noi siamo cresciuti vedendo i genitori che attaccavano la calce un po' per sera sui muri e si facevano casa e l'arrivo era appunto mettere la bandiera sul tetto, significava che era finita e quindi poi tutti hanno condonato, no? E così sono nate le borgate. Dai, siamo disastrati, vedi come stiamo combinati qua ormai. Cioè, se stiamo a occupare le case qui di 30 metri quadri, a mozzicarsi fra di noi. Tu di che anno sei? 75. È l'anno in cui è morto Pasolini. Bella annata, eh? Perfetto! E comportarsi come se nulla fosse, se non avessi figli, se non avessi la moglie e soprattutto se lui avesse 24 anni per andare all'accademia. Non ne ha 24, c'ha due figli e c'ha la moglie. La domanda è, ce la farà? Boh. Mi scattò subito, dico, immagini interpretare Pasolini.